C'è già collegato con noi il direttore del giornale Alessandro Sallusti, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sallusti. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Direttore. Allora, il motivo per cui sentiamo Sallusti, oltre a scambiare due chiacchiere è sempre piacevole con Sallusti, e di cui ricordo un momento epico qualche anno fa con Massimo D'Alema, se lo ricorda Sallusti pure, no? Sì, me lo ricordo, se lo ricorda D'Alema. Se lo ricorda pure D'Alema. È incredibile quella cosa. Ma poi com'è andata? Vi siete salutati poi? Era sulla casa, no? Perché è tornato adesso. No, lui è molto permaloso, sì, ci siamo incrociati in qualche occasione, ma è stato molto freddo, perché uno che non ha neanche il senso dell'ironia, insomma. Perché si parlava di case, è tornato adesso il problema casa e privilegio sulla casa recentemente a causa dell'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta. Allora pure D'Alema occupava un appartamento, però non era per questo che abbiamo chiesto a Sallusti di essere con noi, ma invece c'è un editoriale apparso l'altro giorno e naturalmente si parla di attualità. Fabio, dai. Sì, è vero, io ha colpito in modo particolare. A me ha colpito molto, infatti ho avuto modo di dire alla redazione di contattare il direttore, perché abbiamo il piacere di sentire dalla sua viva voce una riflessione interessantissima che ha fatto il direttore e che io ho fatto mia, che noi abbiamo fatto nostra, perché è una considerazione interessante oltre che intelligente, cioè che in tutti i paesi del mondo, ma io ho 57 anni, da che ricordo, in piazza si scende per manifestare in genere contro i governi, che sono quelli che hanno in mano il potere, per cui dice: sai, tu hai in mano il potere, lo stai gestendo male, io manifesto, sono la tua opposizione, manifesto nelle piazze per il tuo malgoverno, propongo le mie cose. Una volta si proponevano peraltro soluzioni alternative, oggi invece si protesta e basta. Ma in genere si protesta contro il governo. Beh, io devo dire che è la prima volta che, a prescindere dall'esiguità del numero, dall'inconsistenza proprio dei fatti, ma si dà un gran risalto sulla stampa di una protesta non contro il governo ma addirittura contro l'opposizione, e di questo il direttore Sallusti ne ha dato immediatamente conto con questa riflessione che è assolutamente condivisibile e sulla quale chiediamo un approfondimento. Direttore. Ma sì, insomma, queste sardine sono... A me sembra che siano state allevate nell'acquario del PD, loro dicono di essere apolitiche, ma in realtà è una grande presa in giro. Non si capisce bene, come dire, innanzitutto non si capisce cosa vogliono, perché appunto tu protesti contro il governo, ma protestare contro l'opposizione è una contraddizione in termini. E quindi cosa vuoi? La domanda è: cosa vuoi? Secondo me vogliono soltanto, come dire, rubare la scena mediatica a Salvini, cosa legittima, per carità, ma non c'è una novità. Tra l'altro, come dire, sono slogan molto vecchi, perché quelli di sostenere che se governa il centrodestra è finita la democrazia è uno slogan che sentiamo da circa 25 anni, per 20 anni applicato a Berlusconi, gli ultimi anni applicato a Salvini. Sono vecchi gli slogan, sono vecchie le parole d'ordine, non vedo nessun senso di novità, anzi mi sembra tutto molto così, molto già visto. Ecco, ma non è una cosa atipica, una cosa anomala, una cosa anche preoccupante il fatto che si protesti addirittura contro un'opposizione, peraltro a domanda non risponde, cioè i leader di questa protesta dice: ma insomma, tu cosa proponi in alternativa, oppure qual è il tuo disegno politico, oppure qual è la parte politica che ti interessa o che voti, o addirittura se vuoi tu essere parte politica, non viene data una risposta. Però i media sono pieni, soprattutto il mainstream, pieno zeppo di incenso per queste iniziative. Non è... Beh, su tutto ciò che si contrappone a Salvini e al centrodestra ha diritto di cittadinanza, senza entrare... Sono anche che non entrano, media che non entrano nel merito delle cose. A me ha un po' spaventato addirittura due fatti. Il primo è che nel loro manifesto fondativo dicono che il centrodestra ha diritto di parola ma non diritto di ascolto. Che io questa sì che la trovo una cosa fascio comunista. Cosa vuol dire avere diritto di parola ma non avere diritto d'ascolto? I ragazzi che sono asserragliati a Hong Kong nell'università non hanno diritto d'ascolto perché c'è la polizia fuori che li branca. È la cosa più antidemocratica del mondo sostenere che non esiste un diritto d'ascolto. E il secondo elemento è che, interpellato da me in una trasmissione televisiva, il loro leader, ma quando appunto gli ho detto: ma che cosa volete? E lui dice che
Lui dice no, noi non vogliamo svegliarci il 29 gennaio, che è il giorno dopo le elezioni in Emilia, sotto la dittatura del centrodestra di Salvini. Ora, io gli ho spiegato che 10 milioni di lombardi, 5 milioni di piemontesi, 5 milioni di veneti da anni si svegliano in regioni amministrate dal centrodestra e non vanno in montagna a fare i partigiani perché non ce n'è bisogno, ma vanno a lavorare perché con quelle amministrazioni il lavoro c'è, vanno in ospedali sereni perché con quelle amministrazioni gli ospedali funzionano, leggono libri e giornali di ogni genere e colore politico perché la libertà di stampa non solo è una garantita, ma la Lombardia e Milano è la patria dell'editoria soprattutto di sinistra, e quindi cosa vuol dire ci alziamo sotto una dittatura? Cioè, mi sembra uno slogan anacronistico, però una domanda che facciamo anche ad Alessandro Sallusti riguarda l'altra parte, perché dall'altra parte non esistono movimenti del genere? Insomma, ma forse è una risposta molto banale, che dall'altra parte la gente va a lavorare, se la sera ha una sera libera va al cinema, agli altri vanno a lavorare. Mi sembra l'unica è una risposta un po' stupida, lo capisco, però c'è del vero, dall'altra parte forse ci sono c'è un popolo di elettori che pretende che i politici gli risolvano i problemi, e se non li risolvono li puniscono non votandoli più, come è successo a Forza Italia, come è successo per anni con la Lega, adesso è il momento della Lega. Noi siamo una democrazia rappresentativa, per cui deleghiamo qualcuno a far politica, se questo qualcuno non funziona non lo votiamo più, e mi sembra il modo più sano per... ma non c'è una deriva, secondo lei, una deriva antidemocratica in tutto questo? Cioè, noi ci troviamo la scorsa settimana sul Corriere della Sera, uno dei più importanti giornali italiani, in prima pagina, per un lungo periodo nella parte online, ma anche in quello cartaceo, Renzi, questo governo deve andare avanti per evitare le elezioni, ovvero che ci sia una maggioranza diversa nel paese. Quindi lui prende atto del fatto che il paese non è più con questa maggioranza, che sarebbe con un'altra, però dice pubblicamente no, alle elezioni non ci si va, quindi questo governo deve durare e tenere, anche se non c'entriamo niente l'un con l'altro, però deve tenere per evitare che il paese possa esprimersi differentemente. Poi questo movimento di questi ragazzotti che in realtà, come abbiamo detto, non sanno neanche perché sono lì, però sono lì, ma non a protestare contro un governo, ma contro il fatto che esista un'opposizione che si sta opponendo e proponendo nuove idee. Ecco, ma non sembra che stiamo legittimando l'antidemocrazia? Beh sì, è assolutamente così. La risposta che ti danno loro è che siamo in una repubblica parlamentare, che quindi finché in Parlamento esiste una maggioranza, poco importa che questa maggioranza non abbia nessuna aggancio con la realtà e gli umori del paese, nel senso che è una minoranza nel paese, e dicono no, ma la Costituzione è così. Certo, ma probabilmente nel 48 i padri costituenti non immaginavano che un partito che nel paese a un certo punto, come succede oggi, 5 Stelle vale il 10%, possa governare il paese. Però se fosse stato così, direttore, allora in tutte le altre volte che il governo è caduto prima del tempo sarebbe stato incostituzionale, non mi pare questo. No, è caduto, i governi cadono in Parlamento, questo è vero, ma è come dire, è una foglia di fico. Tanto è vero che negli ultimi 7 anni abbiamo avuto 6 governi, perché quando i governi non sono l'espressione della volontà popolare, neanche quando nascono, perché nessuno aveva votato Monti, nessuno ha votato Letta, nessuno ha votato Renzi, nessuno ha votato, o meglio, il governo che si è formato tra Di Maio e 5 Stelle, nessuno dei due elettorati aveva votato col governo, così come adesso nessun elettore ha votato il governo. Cioè, quando i governi non rappresentano la volontà popolare, ma non possono che durare pochi mesi, come fanno? Perché qualsiasi cosa fanno scontentano parte dei loro elettori o tutti i loro elettori. Quindi loro in nome di non andare a votare bloccano il paese, che infatti da 5 anni è totalmente paralizzato. Insomma, siamo passati da una misera crescita del 2% a una crescita zero, unici in Europa, fanno la linea di coda. Insomma, ci sarà un motivo, non è che gli italiani sono stupidi.
o incapaci, gli italiani non sono governanti. Un'altra domanda riguarda invece Silvio Berlusconi e quello che rappresenta. Sì, io sento parlare, probabilmente non sono l'unico, negli ultimi tempi, cioè sono mesi che si parla di un possibile ritorno del centro, e quindi il centro che dovrebbe invece trovare posizioni, suffragi, sostegno. Eppure Forza Italia, il partito di Berlusconi, è nel centrodestra, Forza Italia è il centro della destra, perde consensi. Come se lo spiega Sallusti? Ma perché in Italia non esiste il centro, esiste il centrodestra e il centrosinistra. E quindi è successo che nel centrodestra ha preso il sopravvento la destra, e quindi il centro, la somma è uguale a prima era 30% Forza Italia e 7% la Lega, e le cose si sono invertite. Ma da solo il centro, cioè se Forza Italia si presenta, ma non Forza Italia, qualsiasi partito si presentasse da solo alle elezioni come partito di centro, credo farebbe grande fatica. Ma basta vedere gli esperimenti passati, Casini con l'UDC, tutti quei partiti centristi, la stessa Margherita, prima di fondersi col PDS, insomma il centro è un'area teorica molto bella, ma elettoralmente difficile da conquistare. E l'ultimo regalo che può farci Berlusconi è quello di portare Salvini su posizioni più moderate e quindi rendere anche governabile il paese da un destra-centro invece che un centrodestra, perché se Salvini, come dire, continuasse nella politica che abbiamo visto, soprattutto politica estera, ma anche il modo di rapportarsi con alleati e avversari in politica interna, io credo che potrebbe anche vincere le elezioni, ma non governerebbe più di 3 mesi, perché quando hai tutti contro, che tu sia bravo o no, che tu abbia ragione o no, non vai da nessuna parte. Come può fare Berlusconi senza voti? Come potrebbe fare secondo te? Ma per esempio ricucendo, cosa che è in corso e che ha qualche possibilità di successo, portando la Lega in Europa dentro il PPE, quindi facendola sedere a tavola dove si prendono le decisioni si mettono, perché se in Europa stai alleato alla Lettonia, all'Estonia e alla Romania, alla Bulgaria, io credo che puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma non vai lontano. Così come insomma i modi, i tempi anche di politica interna, il solo fatto che si è tolto le felpe e si è messo la giacca e la cravatta, insomma vuol dire che piano piano, oltre che essere un grandissimo raccoglitore di voti, si sta studiando per diventare anche un buon premier, un buon leader di non solo della Lega e dei leghisti, ma di uno schieramento più vasto. Se no fai la fine della Le Pen. La Le Pen è 10 anni che in Francia vince tutte le elezioni e non ha mai toccato palla, perché quando sei solo contro tutti non vai da nessuna parte. È molto condivisibile.